FVG Tech. Impara la tecnologia in TV. Un programma di Gabriele Gobbo. Ben ritrovati in una nuova puntata di FVG Tech, anche questa realizzata tutta in esterna con delle interviste davvero interessanti da seguire. Questo perché? Perché si è svolta a Udine il primo Fake News Festival, il primo evento in Italia e forse nel mondo di questo genere. Ricorderete che abbiamo avuto con noi il curatore Gabriele Franco in una precedente puntata. Nei tre giorni della manifestazione, che si è svolta in diversi luoghi della città, sono stati tantissimi gli ospiti, sia locali sia nazionali, ad esempio David Puente, il debunker già stato ospite qui a FVG Tech, il fondatore di Zipster Simone Bressan e il sociologo Claudio Merchior, ma non solo, Max Andretta delle Iene e poi l'ex ministra Cécile Kyenge e i ragazzi di Lercio.it che sentiremo più tardi nelle interviste realizzate appunto in esterna. Il successo di pubblico e l'eco sulla stampa del Fake News Festival dimostrano ancora una volta quanto Udine e quanto tutta la regione sia davvero un centro nevralgico per il digitale e la tecnologia, in quanto riusciamo a sviluppare davvero dei progetti molto importanti. Si sono trattati molti temi legati alle bufale, legati alle fake news, legati anche alle leggende metropolitane che purtroppo sempre più, come dicevamo, grazie al web e ai social media vengono condivise, si espandono quasi come un virus e che centinaia di persone hanno imparato a conoscere, hanno imparato a, come dire, debanchizzare o comunque hanno imparato a difendersi grazie ai tantissimi ospiti nei vari eventi del Fake News Festival. Ora vedremo la chiacchierata che abbiamo realizzato al Caffè dei Libri con i ragazzi di Lercio.it, ospiti speciali del Fake News Festival. Sono Rosaria Greco e Davide Paolino, che ho avuto l'onore di intervistare, di parlare con loro sia di Lercio.it sia di come le bufale si stiano purtroppo diffondendo in rete, ma soprattutto quanto anche il loro sito possa fare per aiutare i cittadini e i navigatori. Successivamente vedremo l'intervista realizzata presso il Visionario all'ex ministra, ora eurodeputata Cécile Kyenge, con cui ho avuto l'onore di parlare di tecnologia e di web legati al mondo delle bufale. Quindi buona visione con i nostri servizi, il primo dei quali è l'intervista realizzata a Lercio.it. Allora, oggi puntata speciale di FVG Tech, siamo in trasferta al Caffè dei Libri di Udine per il Fake News Festival, ma soprattutto abbiamo degli ospiti, come si può dire, non so se dire importanti o cialtroni. La seconda, ci la piace seconda. Di più. Lercio.it è con noi con il fondatore. No. Fondatori no, non scusami, ce ne sono. Scusami, è il Fake News Festival. Sì, siamo con giusto, vero. Il super fondatore. Esatto, presidentissimo, la sedia di pelle ce l'abbiamo là dietro, e con la direttrice Operazioni Italia. Sì. Posso dirlo? Perfetto. Ma anche Thailandia. Thailandia e Italia, allora no, a parte gli scherzi, ma sarà impossibile, vedete infatti che sono qua dietro, non spero di stare dentro dell'inquadratura. Partiamo con le domande facili all'inizio, no? Lercio.it è nato nel 2013, ma il motivo per cui, 2012? Sì, più o meno. Cercheremo di dare anche informazioni veritiere. Sì, ci proviamo con calma. Mi spieghi un po' come è nata l'idea? L'idea di Lercio è nata per gioco, un divertimento. Il nostro vero fondatore, pace all'anima sua, San Michele Incollu, è ancora vivo, cioè ancora vivo. Salutiamo Michele Incollu, che ci odia tutti, perché abbiamo portato avanti la sua idea, quindi ci è rimasto male, perché lui sospettava di fare questo divertissement, creare un sito internet che fosse una parodia di Leggo. Il giornale online più che il giornale cartaceo. Che già era una parodia di un giornale normale, che appunto faceva queste notizie molto urlate di fatti esteri, di cuccioli di panda che diventavano presidenti del consiglio in Australia. Non è una notizia vera, ma potrebbe essere. E lui fece questa parodia di un giornale appunto finto, chiamandolo Lercio.
che riprendeva leggermente, non vogliamo leggermente, dire leggermente il logo, la L. Un po' tutto il logo con il font di Leggo. E da lì noi che facevamo parte di un sito satirico già insieme che si chiamava Acido Lattico e che esiste ancora, anche se è il fratello sfigato di Lercio. La parodia di Lercio? No, è un sito che dove facciamo appunto battute di fatti del giorno semplici, c'è un fatto vero e noi facciamo la battuta sopra, invece con Lercio facciamo la battuta prima che si reputi che esista. Ascolta, un fatto. Ma le prime notizie, perché ovviamente all'epoca pare incredibile, ma su Facebook pareva tutto vero, no? Prima tutto che qualcuno era. Dicesse che lo stesso adesso pare, ma almeno qualcuno dice che non è vero. Come la gente, signorina, la gente, direttrice Asia di Lercio, cosa faceva di queste notizie? Condivideva a follia. Dico, direi che l'imperfetto è imperfetto in questo caso, perché la gente continua molto spesso a prendere per vere le nostre notizie. C'è una cosa abbastanza divertente e preoccupante nello stesso tempo, insomma, è veramente una metafora della vita. Si continua a prendere per vere le nostre notizie, nonostante ci sia un po' di consapevolezza che Lercio è fantasia, infatti ogni tanto si dice ah, ma non è Lercio. Ma quello, anche lì volevo arrivare, ormai siete diventati come il borotalco, che tutti pensano sia il talco, sì. Cioè, ah, ma non è Lercio vuol dire che la fantasia spesso è più piccola della realtà. Ma sicuramente la realtà ci sorpassa a destra e ci fa molto spesso anche il gesto dell'ombrello. Che poi appunto noi spieghiamo anche la funzione pedagogica di Lercio, che da quando siamo nati noi molte persone controllano prima da dove venga presa la notizia per poi condividerla, e che è quello che auguriamo facciano tutti. Sempre, comunque. Ovviamente mi vedete qua dietro perché Lercio fa parte della casta del giornalismo italiano, quindi mi hanno messo qua dietro, no? E voi oggi siete a Udine, una città all'estremo, come si può dire, nord, però un po' spostato ad est, una terra di confine. Ma che ci fate qui? Assaggiate il frico. Siamo venuti qui per assaggiare il frico. Lui è stato attratto dal frico, io ci sono stata spedita con i vari insegnanti deportati della buona scuola, mi hanno spedito qui e io sono arrivata giustamente come ogni buon meridionale con il colbacco e un manuale di conversazione, e poi ho scoperto appunto il frico, ho scoperto i friulani, ho scoperto che la bestemmia appunto è punteggiatura, non è... Ma quindi sei tu l'opera del prete trasferito a Codroipo, che poi io ci abito a Codroipo, il prete lo conosco. Sei quasi tu l'autrice? No, diciamo lo sei, spirito... Sei lo l'unica spirito, averla capita. Lo spirito Lercio ci pervade tutti, perché c'è questa appunto questa serietà cazzeggera, se così possiamo dire, che ci prende un po' tutti, ci possiede. Questo è il famoso spirito del nostro fondatore, che ha detto questo è il mio sito, prendete... E ridetene tutti. Noi siamo qui per un evento importante, che io sono felice sia nato a Udine, che in realtà fa parte di una regione che digitalmente sta crescendo con delle aziende, con delle start-up. Siamo davvero, cerchiamo di darci da fare, perché essendo qua dimenticati da Dio, cerchiamo di darci dentro. Sono contento che siete qui, ma siete qui anche per... Dimenticati da Dio, ma non dall'osteria, da come ho notato. No, mai. Ok. Quella meno. Ma noi lo richiamiamo sempre, come diceva lei, Dio, per cercare di farci sì, sì, sì. Siete qui anche per questo evento, anche in una veste, chiamiamola, seria, nel senso che cercherete di spiegare forse che le fake news potrebbero essere loro stesse delle fake news, o comunque come difenderci, o come magari anche utilizzarle. Sì, 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 noi faremo vedere tra poco anche un elenco di notizie che sono state credute per bere non solo dagli utenti, che può succedere, ma anche da chi è abituato a dialogare con le fake news, gli organi di informazione reali, cioè siti di importanza nazionale, siti di quotidiani nazionali che non vogliamo parlare in questo momento, tipo La Repubblica, che magari hanno condiviso le nostre notizie credendole per vere. Ma le vostre proprio le nostre nostre con scritto Lercio, magari omettendo lievemente di averle prese dal sito. Ma quindi io che volevo spiegarsi agli utenti come difendersi dalle fake news, praticamente non puoi farlo, perché se ci cascano i giornalisti, com'è possibile difenderci? È molto difficile. Io invece direi che non è particolarmente difficile, perché noi, almeno nelle nostre, che non sono proprio fake news, diciamo che sono mock news, noi prendiamo in giro in maniera molto esplicita
Possiamo chiamarla satira? Sì, sì, penso che sia il termine adeguato. Noi facciamo satira e disseminiamo ogni nostro articolo, ogni nostra notizia di indizi che rendono facilissimo risalire alla radice umoristica di quello che diciamo. Siete un po' come The Stranger Things, come si chiama la serie TV, che dissemina di piccoli indizi durante l'articolo, indizi cognomi strani, sì, nomi che rimandano alla battuta. Sì, per esempio abbiamo fatto questo articolo sul bambino che arrugginiva durante il bagnetto a causa dell'eccessivo contenuto di metalli nei vaccini. Tutto era ambientato in un paese, Tossi, provincia di Como, quindi uno già leggendo tossico poteva rendersi rendersi tranquillamente conto che si trattasse di uno scherzo, ma diciamo che noi cerchiamo di superare la pigrizia del lettore medio. A volte il lettore medio purtroppo è anche l'autore. Possiamo dire che medio. La pigrizia è parte fondamentale di questo problema, perché uno non c'ha neanche voglia di capire se c'è scritto giomale, sì, giornale, sì, sì, è un po' ecco, il Corriere, il Fatto Quotidiano e così vogliamo. Via. Non abbiamo noi, voglia forse. La cosa divertente è appunto quell'articolo di cui abbiamo parlato, che è un articolo contro gli antivaccinisti, è stato condiviso nei gruppi antivaccinisti. E perché come... non hanno letto nemmeno loro l'articolo, hanno soltanto letto il titolo e hanno condiviso. Come se ne esce? Imparando anche a leggere. Sì, partecipando al gioco, devo capire se questo è vero. Se lo prendiamo come un gioco, può essere veramente divertente analizzare per una trentina di secondi, non di più, una notizia e provare anche un po' il gusto di dire ho capito che era uno scherzo. Penso che la maggior parte dei lettori cominci a essere lusingata dal fatto di rendersi conto dello scherzo. Quindi cosa possiamo fare adesso? Siamo a Udine, io direi di andiamo a berci un... Tai di neri. Perfetto, noi adesso andiamo in osteria, grazie a tutti, un saluto da Lercio, ma dovrebbero farlo loro, ma è un saluto fake. Facciamo... Mandi. E questi erano i ragazzi di Lercio.it, che ringrazio per la bellissima chiacchierata fatta assieme e anche per le battute sul nostro amato Friuli. Adesso vedremo l'intervista fatta al visionario con l'ex ministra nonché europarlamentare Cécile Kyenge. Allora, è con noi l'onorevole Cécile Kyenge. Io partirei con due domande legate a questo festival delle fake news qui a Udine, quindi vado subito al sodo della questione. Internet può essere visto come un luogo di incontro e di evoluzione per i popoli? Sì, internet è uno strumento che è un'opportunità. È un'opportunità che però bisogna sapere utilizzare, bisogna conoscere, però internet può essere anche un pericolo per chi non sa utilizzare internet, ma di per sé è uno strumento a disposizione per ogni persona, ma bisogna essere preparati per farne uso e capire che è una potenza. La ringrazio. La televisione in Italia è stata un fenomeno aggregante anche di cultura e di alfabetizzazione. Può internet quindi fare lo stesso effetto per noi italiani? Assolutamente sì. Come tutti gli strumenti che sono a disposizione, io in genere li chiamo quei linguaggi, quegli strumenti che trapassano i muri, i cuori, quindi che non hanno frontiere, sono degli strumenti molto efficaci che possono arrivare direttamente alle persone, anche a quelli che non hanno la possibilità. Partiamo da un fatto molto semplice: chi non ha mezzi economici, chi non ha la possibilità, certo, di poter andare a scuola, potrebbe utilizzare anche questo strumento. È chiaro che deve essere messo in mano a persone che hanno le competenze, capacità e a formatori che hanno avuto già una formazione, e quindi dato in mano a autodidatti che non capiscono che questo strumento potrebbe diventare anche un pericolo e purtroppo genera danni, ha un impatto negativo. Però come la televisione, a mio avviso, può essere utilizzato, e ho parlato dell'aspetto economico, ma possiamo anche andare oltre le nostre frontiere per cominciare a vedere che ci sono dei continenti, parlo del continente africano, che ha saltato una tappa, cioè è già nell'era digitale, e quindi può utilizzare già per esempio internet attraverso alcune applicazioni anche nel campo dell'educazione, quindi ricerca, certo, e innovazione anche in questo campo.
E adesso passiamo a una domanda molto in tema col Fake News Festival. Lei è stata purtroppo uno dei bersagli di un certo tipo di fake news sui social network e su internet. E quindi quali sono secondo lei gli strumenti per difendersi? Perché lei non si è mai tirata indietro e anzi ha sempre contrattaccato in modo puntuale e preciso. Sì, e bisogna essere in tanti però e credo che la forza anche di poter combattere la disinformazione è proprio quello di intervenire puntualmente, quella di poter essere lì presente e non tirarsi indietro, perché purtroppo questo spazio che è uno spazio nuovo, digitale, dove non c'è un controllo efficace, quindi per tutte le notizie che escono, e se non si ferma quella notizia sul nascere, purtroppo continua a viaggiare e anche attraverso una replica, anche attraverso è difficile a distanza di tempo poter togliere ciò che è stato provocato da una notizia falsa. È molto importante comunque avere degli strumenti dietro e noi per esempio a livello europeo stiamo proprio cercando di fare questo, cercando di rafforzare e dare degli strumenti per riuscire ad affrontare insomma questo spazio dove se non ci sono regolamentazione, non parlo di censura ma parlo certo. di regolamentazione e se non si responsabilizzano le persone che utilizzano questo spazio diventa insomma un pericolo. Io credo che questo festival sia adatto a questo. Per concludere possiamo dire che forse dovremmo spiegare ai cittadini che quello che si fa su internet è uguale a quello che si fa nella vita reale e probabilmente andare ad insultare in un bar una persona è forse addirittura meno grave che farlo su internet e per iscritto, quindi forse questo è il messaggio che possiamo dare: utilizzate le regole del vivere comune anche su internet. Sì, io è già un messaggio molto forte, perché ciò che si tende a fare oggi, ecco perché prima ho detto non è censura, è l'auto regolamentazione, la trasparenza, e istruire le persone, accompagnare le persone, farli capire che la responsabilità è importante per ogni persona. Se prima nella stampa ogni soggetto, ogni persona aveva la capacità comunque di essere controllata da tutta una serie di criteri, principi anche insomma contenute nelle diverse carte, su internet è complicato perché uno si alza la mattina, scrive e è diventato editore, fa tutto quello che vuole, quindi bisogna cominciare a fare una specie di alfabetizzazione certo. Anche qui di trasparenza, di conoscenza e non posso che accettare e ripetere quello che giustamente ha detto anche lei, utilizzate questo spazio anche per trasmettere dei messaggi come fate nella vita quotidiana, con una responsabilità che deve essere personale ma anche una responsabilità collettiva. Grazie mille, è stato davvero interessante intervistarla, l'onorevole Cécile Kieng. Grazie mille, un saluto ai nostri telespettatori. Grazie mille e a presto. Eccoci di nuovo in studio per i saluti di rito. Un ringraziamento doveroso agli amici del Fake News Festival per l'ospitalità e per la disponibilità dimostrataci. Ringraziamo Gabriele Franco, il curatore del festival che avete avuto piacere di vedere con noi nelle scorse puntate. Vi ricordo che le puntate di FVG Tech verranno ritrasmesse in replica sull'emittente e poi le troverete sul web e sui social media, ne abbiamo davvero tantissimi, sono oltre una decina, e poi se vi va potete iscrivervi al podcast dove vengono via via inserite le nuove puntate e automaticamente sarete notificati per poterle visualizzare in qualsiasi modo e in qualsiasi momento della vostra giornata, sia video che audio. Se volete farvi un giro sul nostro sito fvgtech.it, come detto tutti i social network, da Gabriele Gobbo è davvero tutto, alla prossima puntata. FVG Tech. Impara la tecnologia in TV. Un programma di Gabriele Gobbo.